barman, un finanziere filantropo, un magistrato e un giornalista sono i salernitani illustri nel mondo premiati dall'amministrazione provinciale di Salerno. I riconoscimenti sono stati consegnati a Palazzo Sant'Agostino a Salvatore Calabrese, con lui il bar è divenuto luogo di culto. A Matthew J. Di Domenico, al vertice del NIAF, National Italian American Foundation, portatore di messaggi di coesione sociale alla ricerca di integrazioni per un mondo nuovo. Antonio Esposito, presidente seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è stato sempre soltanto rassicurante bocca della legge. Michele Santoro, uno dei simboli di giornalismo creativo e controcorrente attraverso l'uso ragionato e spettacolarizzato della notizia. Alla cerimonia animata dal giornalista del TG1 Attilio Romita sono intervenuti tra gli altri il prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone, il presidente della locale Camera di Commercio Guido Arzano, il presidente dell'Associazione Salernitani Campani nel Mondo Geppino Afeltra. Le motivazioni dei premi sono state lette dal presidente della provincia onorevole Edmondo Cirielli per il giornalista televisivo Michele Santoro, dal sindaco di Sarno Amilcare Mancusi per l'alto magistrato Antonio Esposito, dal sindaco di Scafati Pasquale Liberti per l'immobiliarista e finanziere di fama mondiale Matthew J. Di Domenico e dall'assessore alla cultura del comune di Maiori Mario Episcopo per il bartender più noto del mondo Salvatore Calabrese.